Torniamo dopo diverse settimane attraverso questi video a parlare insieme di emergenza Covid. Lo facciamo dopo che in primavera il lockdown è stata affrontata da questa città nel migliore dei modi e dopo che durante l'estate siamo riusciti, attraverso dei comportamenti intelligenti e puntuali, a poter fare tutto quello che avevamo in mente di fare, regalandosi anche dei momenti di svago, dei momenti di spensieratezza in cui siamo stati insieme, rispettando però le normative e le indicazioni che ci arrivavano sul distanziamento e l'uso della mascherina. Adesso si apre una fase totalmente nuova, si è aperta una fase nuova e più problematica, più delicata, perché i numeri ci dicono che se a primavera la pandemia aveva solo sfiorato la città di Livorno, adesso invece l'ha investita, con dei numeri che sono preoccupanti e quindi a quei numeri noi dobbiamo rispondere con una maggiore attenzione, con una maggiore coerenza, anche perché già adesso in questa città ci sono delle persone che stanno soffrendo della pandemia, hanno visto le loro attività o chiuse, o limitate e poi c'è tutto un sistema sanitario con l'ospedale al centro che è in grossa difficoltà. E allora attraverso i nostri comportamenti dobbiamo rispondere e dare un contributo soprattutto a queste categorie. E poi dobbiamo essere coscienti che i nostri comportamenti possono incidere enormemente sulla salvaguardia della nostra salute e della salute dei nostri cari. Quindi ora più che mai dobbiamo tutti insieme fare delle scelte ed avere dei comportamenti che diano un bel contributo a far sì che Livorno, come ha fatto nella primavera scorsa e come ha fatto in estate, sappia affrontare nel miglior modo possibile questo momento così delicato. Io sono convinto che i livornesi non mancheranno l'occasione di dimostrare ancora una volta di sapersi comportare al meglio quando ci sono rischi e pericoli che possono mettere in discussione la nostra salute e in generale la vita sociale ed economica della nostra città.